Allora, io credo che non tocca poi a me, ognuno conclude nella sua testa e per le sue competenze, ma intanto io credo che tutti sembriamo convinti che questa sia sicuramente un'opportunità. Un'opportunità perché appare chiaro che dove utilizzare già di fatto la nuvola è semplice. Tutti lo stanno facendo con grande soddisfazione senza neanche porsi il problema di dove finiscono i propri dati. Tutti noi usiamo tranquillamente per le nostre mail, quindi scambiandoci informazioni di tutti i tipi, spostando dati eccetera, lo usiamo tranquillamente senza in nessun modo alla fine preoccuparci del fatto che di dove sono collocate queste nostre informazioni. È ovviamente un po' più complesso un sistema che deve offrire alle imprese invece la gestione, all'impresa, alla pubblica amministrazione, un sistema di gestione dei propri dati che non è solo un andata e ritorno, ma che, ha una serie di complessità. Quindi intanto io credo che ci sia bisogno di fare formazione, di dare informazione, di offrire opportunità a chi vuole affrontare la questione non solo per sé, ma per un territorio più ampio, e quindi costruendo, come dicevamo prima, un sistema che consenta davvero di fare efficienza da un lato nella pubblica amministrazione. Qui il tema per il Sud è di rilievo, noi siamo tre paesi in questo caso, il Sud è più ampio, ma insomma in questo caso siamo tre paesi che hanno un problema tutti di efficienza della pubblica amministrazione. Quindi pubblica amministrazione prima di tutto deve come dire, ragionare nel pensare a se stessa per produrre una possibilità di condivisione di dati fra le amministrazioni pubbliche e fra di loro e fra ognuna di queste amministrazioni, l'insieme di queste amministrazioni, le imprese e i cittadini. Non c'è dubbio che ci sono alcuni campi, sono già stati ricordati, nei quali la condivisione dei dati in modo semplice e gestibile poi da tutti gli operatori può produrre balzi violenti di efficienza. La sanità è stato ricordato, i trasporti, l'anagrafe, i dati relativi al territorio, i catasti, tutte le cose che servono per accelerare poi le procedure di chi deve interagire con la pubblica amministrazione, i dati relativi alla difesa del suolo e alle previsioni relative alla difesa del suolo. Ovviamente questo vuol dire cambiare, lo ricordava prima il dottor Somma, cambiare la mentalità, cioè qualcuno ha detto il dato è potere quindi me lo tengo, perché il reale potere è condividere i dati degli altri, in realtà cioè non è quello di tenerti i tuoi, ma mettendo il tuo piccolo patrimonio tirare giù un patrimonio molto più grande, e questo forse è la, come dire, non solo la mentalità ma anche le regole, perché è vero che la pubblica amministrazione quando si va poi a concretamente fare un progetto oppone per tradizione storica barriere a volte insormontabili, per cui occorrono strumenti legislativi di buon senso, un po' anglosassoni. Io credo che noi il problema di una legislazione più flessibile ce l'abbiamo tutti nei nostri paesi, e anche quello di come dire, renderci conto che i dati della pubblica amministrazione, se messi a disposizione con intelligenza e con generosità, possono essere di grandissimo aiuto al nostro sistema imprenditoriale per svilupparsi. Quindi credo che sicuramente le regioni del Sud siano quelle del Sud Europa, quelle che possono fare passi avanti più rapidi se imparano a utilizzare bene le nuove tecnologie. Quindi
regole giuridiche e effettivamente procedure di acquisto. Essenzialmente il tema è quello consentire di non andare sempre al massimo ribasso, ma di definire prima che cosa si vuole e su quello chiedere il migliore prezzo, no? Che è una procedura molto diversa da una cosa generica in cui vado solo al massimo ribasso e provoco disastri. Io ogni tanto ho spiegato ai miei dirigenti queste cose tragiche, dice, se voi mi scegliete il peggiore dei musei possibili, poi non verrà nessuno e ci costerà molto di più, anche se abbiamo risparmiato magari 200-300 mila euro, no? E questo è spesso il problema, ma è un problema che deve essere risolto nell'ambito, in questo caso, nazionale ed europeo. Abbiamo anche il problema forse di coniare una nuova tipologia di investimento. Io lo dicevo prima, sono molto convinta che noi ridurremo progressivamente la quantità di investimenti fissi in senso tradizionale, però dobbiamo imparare a chiamare investimento ciò che costituisce messa a disposizione di possibilità di lavoro. Il fatto che l'investimento sia immateriale non lo trasforma in una spesa, come dire, superflua o comunque corrente, lo trasforma semplicemente in un'altra tipologia di investimento. Quindi light investment, troviamo un nome, ma garantiamo che ciò sia possibile. A parte che io sono convinta che bisogna trasformare tutta la spesa di investimento in spesa corrente, nel senso così uno sa esattamente quanto spende ogni anno anche per l'investimento, quindi l'investimento che è fatto da sostanzialmente affitto di opportunità è un investimento migliore perché dà più flessibilità, consente di cambiare quando cambiano le condizioni, ampliarsi, ridursi, modificare, cambiare operatore, eccetera. E qui io pongo delle domande a cui credo dare risposte da parte non solo di Microsoft, ma della Commissione, diciamo dei nostri luoghi di produzione di pensiero sia importante. Intanto lo dicevo prima, poiché tutto passa su una rete potente e veloce, su una banda larga, larghissima, potente e veloce, se uno vuole trasformare una regione. Quindi il tema per la Commissione e anche il Consiglio di rendere possibile nel campo delle TLC in generale, dell'agenda digitale, l'investimento anche nelle infrastrutture, anche per le regioni della competitività e della transizione, è un tema rilevante, perché altrimenti l'attesa magari per molto tempo in alcune aree di completare la rete infrastrutturale può ritardare moltissimo l'investimento e il passaggio alla nuova tecnologia. Questo è un tema che, come dicevo, abbiamo posto proprio stasera nelle nostre proposte di emendamento al regolamento della Commissione e che riteniamo molto importante perché l'agenda digitale diventi una realtà, con le opportune attenzioni che non diventino sostitutivi degli investimenti pubblici, però tutti sappiamo che in questo momento in Europa se non consentiamo flessibilità negli investimenti rischiamo di restare bloccati dai problemi finanziari che coinvolgono di bilancio e di vincoli di bilancio che coinvolgono tutti e tre i paesi di cui siamo parte, di cui facciamo parte. E certamente abbiamo poi un altro problema. In molti casi esistono aziende pubbliche
anche importanti, nella mia regione c'è una che ha 2000 dipendenti, che sono state create nei tempi in cui servivano i grossi computer a livello territoriale. Quindi diciamo, a volte chi è avanti, come è noto, può trovarsi indietro perché ha da risolvere un problema rilevante per poter cambiare tecnologia. Questa è la ragione per cui io dico che con prima noi flessibilizziamo gli investimenti e meglio è, perché per molti il problema è 2000 persone lì, un investimento molto pesante fatto nel momento in cui o si faceva così o si era indietro, no? E però la necessità di studiare la transizione da queste forme, perché altrimenti questi rappresentano in qualche modo gli ostacoli che si frappongono politicamente, tecnicamente, no? al cambiamento. E quindi anche su questo una valutazione e una comprensione di come il percorso può essere fatto anche coinvolgendo non tanto le macchine, che quelle, come dire, sono andate e poi invecchiano rapidamente, ma le persone, che invecchiano un po' meno rapidamente e come dire, hanno una vita e una famiglia, è un tema importante per evitare le reazioni negative da molte parti. Tutto ciò detto, io credo che per i nostri territori sia una sfida importante da provare ad accogliere, e anche qui le nostre sono tutte regioni, in particolare l'Italia e la Spagna, con un forte potere delle regioni, e quindi nel valutare le modalità credo che la stessa Commissione europea debba riflettere sul fatto che l'agenda digitale si declina in modi diversi a seconda del sistema istituzionale dei diversi paesi, e quindi che occorre non dimenticare mai, diciamo, la sussidiarietà, cioè la possibilità per ognuno di, dentro uno schema comune che deve essere chiaro, ma di adattare alla propria situazione reale l'utilizzo delle risorse. Ecco, credo che sia stato molto, molto utile, e che forse sarebbe utile se Microsoft, che ha promosso questo incontro, su non solo le mie ma sulle questioni che sono emerse di tipo tecnico e burocratico, su quelle burocratiche una mano deve venire dagli Stati e dall'Unione Europea, su quelle più tecniche una mano può venire da voi, possa aiutarci, diciamo, ad avere una sorta di questioni, domande e risposte, che consenta di capire dove ci sono i nodi, come possono essere affrontati e come possono essere risolti, dove magari li vediamo noi e dove invece esistono realmente e devono creare la gestione, diciamo, una fase di gestione della transizione. Da ultimo voglio condividere la preoccupazione che esprimeva anche a nome, diciamo, degli Stati europei, cioè del Consiglio, quindi degli Stati europei e dell'Unione, speriamo, diciamo dell'Unione degli Stati europei piuttosto, la preoccupazione del ritardo dell'Europa in questo campo. Ovviamente il ritardo non si colma, non volendo vedere che questo ritardo c'è, si colma facendo rapidi passi avanti per poi essere allineati con la frontiera dell'avanzamento. Ecco, se uno resta sempre a est e non va a ovest verso la nuova frontiera, poi non avrà mai la sua piccola quota di oligopoli. L'esperienza di alcuni paesi molto piccoli
europei, anche se non dell'Unione Europea, come la Svizzera, che hanno grandi imprese multinazionali, ci dice che non è necessario essere grandi per essere avanti su questa frontiera, ma che bisogna, come dire, avere una volta il coraggio di fare uno spostamento un po' forte per, e poi di non mollarla quella frontiera, cioè di tentare di andare avanti. E questa è, effettivamente è una domanda che non può che essere fatta non ai singoli stati europei un po' piccoli, ma al Consiglio che rappresenta l'unione di questi stati. Anche questo è un tema in questo momento molto caldo. Io sono convinta che la crescita si riesce a rilanciare se ogni singolo stato europeo si percepisce come pezzo di un'unione e non come una singolarità. E questo, come dire, su questa mia speranza federalista, diciamo, chiuderei la mia reazione a questa serata. Grazie.